è una gioia poter vivere questa esperienza. Comunque è partita la gara subito a Tipo e May e Leitao in testa e subito il terzetto italiano. A Tipo, May, Kova, Leitao. Ma ci si aspettava che i portoghesi facessero un'andatura, vedo che Cuto adesso sta passando, ultimo sta affiancandosi ad Alberto Kova e ad Antipo. Ad Antipo, comunque Alberto fa l'andatura seguito da Antipo e da Cuto. Io spero che i portoghesi siano di parola, a volte si fanno anche pretatiche, perciò non ci si può fidare. E l'andatura comunque sembra buona. Vediamo anche Bonkenmeier. Il gruppo è molto compatto, l'andatura com'è, il ritmo. Ma vediamo il passaggio agli otto. Sono passati 65 al primo giro, ho notato, e la natura non è certo delle più veloci, però nemmeno delle più lente, è un buon ritmo, diciamo, per una gara di campionato europeo. Kova, Couto, Antipo, Russo, Leitao, May. Vediamo tripletta azzurra nei 10.000, vediamo un Kova deciso, grintoso, positivo. Tempo Panetta ai chilometro. Stiamo arrivando ai 1.000 adesso, vedremo, questo è il levamento di una certa importanza. Kova sempre in testa a fare l'andatura. Cuto non riesce ad affiancarlo. Mentre sta venendo fuori Marcus Ripp. 2.39, l'andatura è buona e senz'altro sono i 13.20, però bisognerà ancora incrementare. L'ha visto Marcus Ripp, il temibile avversario, vediamo secondo a Los Angeles. È passato Cuto, Kova, anche Leitao in terza posizione. Sembra che la tattica veramente i portoghesi la stiano attuando, però per il momento il ritmo non è di quelli che possono fare selezione, dovranno senz'altro aumentare la cadenza. Sì, non sono gli sprinter i portoghesi, per cui debbono aumentare la cadenza e vediamo se lo fanno. Comunque vediamo intanto una cosa, Ovest chiude la fila senz'altro, sembra non gradire molto questa impostazione tattica. Io spero, ripeto, che comunque la gara diventi senz'altro un po' più veloce. Lo vedo respirare male anche Ovest, mentre i due portoghesi non sembra stiano tirando il collo, vero Panetta? Ma i portoghesi adesso sono passati avanti, stanno facendo il ritmo, però non mi sembra un ritmo elevatissimo e non capisco perché. Vediamo di salire Aschi. C'è un cambio di opinioni tra Panetta, compagno di scuderia di Kova, e Gigliotti sulle condizioni di Kova. Per Panetta non sono eccezionali. Io sto guardando Alberto, mi sembra un po', non so, adesso mi sbaglierò, un po' preoccupato, però spero che non sia il problema al piede che ha avuto alla vigilia che gli dia fastidio, però lui deve controllare la forza e questo è anche un buon segno. Gli italiani sono tutti dietro di lui e rappresenterà un faro e spero che la cosa si risolva positivamente. Se l'opinione di Gigliotti è più favorevole. Sì, io non li vedo male, vedo abbastanza disteso invece Alberto. La cosa che mi preoccupa invece è il ritmo. Io avrei gradito senz'altro un'andatura fra i 13.10 e i 13.15 per i nostri, 5.19 ai 2.000 e questo è stato un 1.000 in 2.40, perciò senz'altro la gara è da 13.20, a 13.20 possono esserci delle sorprese. Vedo che Alberto adesso allunga decisamente. Vai Alberto, sono le down. Però l'andatura non è proibitiva decisamente. Allora Kova, anche Stefano May è in ottima posizione, sta correndo veramente con estrema facilità. Ovest si sta staccando, intanto ha difficoltà a seguire il ritmo, avevamo avuto l'impressione, sì, avevamo visto giusto, ma anche diciamo in semifinale era entrato per il rotto della cuffia e quindi Steve Ovest diventa un candidato pericoloso, eliminato, almeno sembrerebbe a scanso di miracoli. Leitao è ripartito in testa, seguito da Kova, da Russo, da May, vediamo bene anche Ignatov, il sovietico, diciamo il bulgaro, dico per quello che riguarda Leitao ha decisamente incominciato a fare le cose più seriamente adesso, ha allungato abbastanza in maniera abbastanza sensibile. Alberto gli si è incollato e anche Stefano May si porta sotto.
direi che questo potrebbe essere un momento veramente decisivo per la gara. Lo stadio è incandescente. Secondo me da controllare anche Ripper, che è sempre lì in agguato, molto facile, quindi è da tenere d'occhio. Viene tu in questo momento anche l'altro inglese. Adesso sta passando in questo momento Antibo e Leitão chiede un cambio ad Alberto Nova. Ovest si è ritira. Ovest davanti al traguardo, distrutto, si è ritirato l'inglese. Ovest si è fermato. Il campione olimpico è fuori. Antibo cerca di riagganciarsi al gruppo e Leitão ha chiesto un cambio a Kova. Kova chiaramente in questo momento non se l'è sentita. La gara sta subendo un certo rallentamento. E lo strappo comunque. Sì, si è fatto toccare Alberto, si è fatto toccare un piede dall'inglese, credo sia Hutchins che lo sta seguendo. No, Wagner. Hutchins è quello esterno. Lo strappo di Leitão ha provocato già grossi danni. Leitão, visto che non può chiedere cambi, riparte abbastanza deciso. Vediamo lì, Leitão è stato terzo a Los Angeles, decimo a Delphi e quarto a Coppa del Mondo a Canberra. Chiede il cambio Kova rinuncia, i due inglesi Hutchins e Wagner dietro di lui, poi Russo, poi May e via via gli altri, il gruppetto di 10 con la alta figura di Zaino a chiudere, e Antibo che continua a resistere sperando nel riaggancio. Ripper per Kitikas, medaglia di bronzo. Cambiata la situazione in testa, è passato Hutchins, Kova e sarebbe opportuno fare qualcosa adesso, perché lo svizzero Deleuze e Rousseau sono ancora, Rousseau però è abbastanza, lo vedo abbastanza impiccato, lo vedo in difficoltà. Due inglesi in questo momento e due italiani, si è riportato sia Tim Hutchins che Wagner tra i due italiani. Quindi abbiamo Hutchins, Kova, continuano. Wagner. È uscito anche Rippel in questo momento, si è ritirato Rippel. Un altro brutto cliente, viene fuori le possibilità. Sarebbe di medaglia. Sarebbe opportuno allungare in questo momento, perché Deleuze per l'ennesima volta riesce ad agganciarsi superando Vaigno. Vediamo soffrire storicamente Antibo a 50 metri, non molla, continua a tirare. Questa è una gara, diciamo, a eliminazione vera e propria. Questi strappi impressi da Leitão hanno fatto grossi danni, i due inglesi in testa, poi Kova e May. Ripetiamo. Cosa stai dicendo, Rossi? Rossi faceva dei commenti che non si possono ripetere. Kova in crisi, e va bene chiudere. May deve andare a chiudere. Due giri al termine. Hutchins, Wagner, May, e in crisi May. Anche Kova. Aveva ragione Panenka, non vedevo bene. Io ho visto un po' di preoccupazione in faccia ad Alberto e ho capito che c'era qualche problema. E allora sì, purtroppo Alberto ha dei problemi. Tutta la responsabilità su Stefano May. Non è poca, però due Stefano inglesi. May è in grandissima condizione. E io sono veramente molto ottimista, lo vedo molto bene in questo momento, direi che la volata è praticamente partita. Dunque, Hutchins, Wagner e May per le tre medaglie, incalzati dal un quarto personaggio a sorpresa, che è Ignatov, il bulgaro, che si sta seguendo molto bene, sembra quello nelle condizioni forse migliori. Attacca ora Wagner. Attacca Wagner. Dal cambio con Hutchins, vediamo May seguire molto bene. Ricordiamo che il suo attacco è in 10.000. No, c'è anche Stefano. Stefano è arrivato ai 300 metri. Ecco i 300 metri di Stefano May. Controlliamo l'orologio. 12.30 in questo momento. May subita. Supera Hutchins. Adesso va a sorprendere e superare Wagner. Vai Stefano. Deve stare attento. Wagner mantiene il passo. Si volta anche May. Wagner attacco, May lo supera. Vediamo la reazione di Stefano. Quale sarà? Si guarda Stefano. Vediamo cosa succede. E va Wagner a vincere. May controlla la situazione. Wagner esplode. Ex Wagner. Stefano May. Team Hutchins. Ignatov. Quarto in tempo. 13-10.
d'argento per May. Vediamo arrivare Kova, settimo, ottavo al tipo che si fa superare ingenuamente,